23 individui sono stati condannati per aver provocato la morte di 68 bambini attraverso la vendita di uno sciroppo tossico contenente quantità normali di glicole, dietilenico e etilenico. Il tribunale di Tashkent, Uzbekistan, ha ordinato la detenzione dei rappresentanti della Quaramax Medical, l'azienda che ha distribuito lo sciroppo nel paese, riconoscendoli colpevoli di evasione fiscale, vendita di medicinali scadenti o contraffatti, abuso d'ufficio, negligenza, falsificazione e corruzione. Le pene variano da 2 a 20 anni di reclusione. Il direttore esecutivo della Quaramax Medical ha ricevuto la condanna più severa, 20 anni di carcere. Gli sciroppi contaminati prodotti da Marion Biotech in India sono stati distribuiti dall'azienda Uzbeka. Funzionari responsabili delle licenze per i medicinali importati sono stati condannati a lunghe pene. Nel gennaio precedente l'OMS aveva segnalato problemi con gli sciroppi Ambronol e Doc1 Max di Marion Biotech collegati alla morte di 18 bambini uzbeki. Marion Biotech ha negato le accuse, ma dopo un'ispezione della polizia nel dicembre 2022, la produzione degli sciroppi è stata sospesa in India e la licenza aziendale è stata revocata nell'Uttar Pradesh. Nel marzo 2023 le licenze di produzione sono state permanentemente ritirate. La Corte Uzbeka ha stabilito un risarcimento di 80.000 dollari per ciascuna delle famiglie dei 68 bambini deceduti. E la stessa somma per le famiglie di 4 bambini disabili a causa dello sciroppo per la tosse.